Bella ragazzi, qui con Cheeseplay il pacco è arrivato e adesso lo apriamo. Quindi cominciamo a cercare le classiche. Adesso dici, l'hai fatto apposta, non sai parlare. Classiche, l'ho fatto apposta, vuol dire le classiche. Le nostre classiche forbici. E adesso andiamo ad aprire il pacco. Quindi ci vediamo subito dopo. Eccoci qua ad aprire subito il pacco. Con una mano teniamo anche. Aspettate, faccio così con il sinistro. Ok. Ok, qua tutto cartone e qui c'è ovviamente lo smartwatch, bello pesante, il coso della Bingo Go Fit, fatta proprio bene la custodia, molto elegante. Ricordiamo che l'ho preso quando era in offerta, quando c'era l'offerta lampo, quindi l'ho pagato 10 euro in meno, adesso costa 39,90. 39,90, scusami, 39,95. Non riesco, un secondo. Eccoci qua, apriamo, troviamo come subito, troviamo pubblicità, grazie. Troviamo un cacciavite, forse per montare e smontare la lente, l'orologio. Qui troviamo, se non mi sbaglio, dall'altra parte, sì, dall'altra parte, il caricatore a molla, ragazzi, a molla, lo testeremo poi più avanti. E qui troviamo l'orologio che, ah sì, scusatemi, la pellicola di vetro molto leggera, che la metteremo poi, penso che ce l'ha già una. E qui con un bellissimo, come si dice, seta, cioè troviamo un sacchetto di seta, troviamo il nostro cavo dentro smartwatch, che ovviamente opera tutto con una sola mano. Eccolo qua, con sua altra pellicola, secondo che fermo e arrivo. Bene ragazzi, allora parliamo dello smartwatch. Adesso io ragazzi l'ho provato, ragazzi. Posso dire già da uno che smartwatch è il suo primo smartwatch con dentro tutta la roba che conta passi, pressione del sangue, cioè di tutte le robe che io non ho mai usato e ragazzi posso dire è bellissimo. Adesso faccio anche vedere, ma non ti faccio vedere anche meglio. Ragazzi, ormai sono già più di 5 ore che lo sto provando. Infatti, il video ieri a volte che lo mettevo alle 3, ma lo mettiamo tardi perché diciamo volevo testarlo. E ragazzi, posso dire è una cosa fighissima. L'unica pecca di questo smartwatch, chiamatelo come volete voi, è che la fotocamera non c'è, ma non è un problema perché avete un telefono che vi fate fare il telefono. Vado a fare le spie? Beh, no, non è per voi questo video. Quando vi do una notifica dal telefono, vi si accende la spia verde qui. Esempio, io non ho un telefono con la spia. Questo qua ha la spia. Nel senso, quando mi arriva la chiamata, anzi il messaggio, qualsiasi cosa, se io non lo sento, perché facciamo caso, c'ho silenzioso perché sono in chiesa o in un posto dove non voglio sentire suono. Aggeggio l'orologio smartwatch, ti dice: ehi, ti è arrivato un messaggio, è veramente figo. In più posso personalizzare la home, nel senso prima che accendo, cioè vedere che ora è, posso personalizzarla, posso mettere o qualche foto colorare sotto, come sempre se io ho messo il nome Lukaku, lo farò vedere meglio dopo quando cambierò la cam. E ragazzi, posso dire io ho speso questi 29,49 euro, era anche offerta lampo, perché se no pagavo ben 39,98, quindi ho risparmiato ben 10,50 euro,
buttala via quei 10 euro, buttali via. Quindi vi consiglio di seguire questo dispositivo, aspettare che arriva l'offerta lampo e comprarlo. 40 euro potrei dire, allora, chi ha 40 euro potrei dire sì, compro perché è un buon dispositivo, l'ho usato 5 ore, l'ho messo già in carica perché non era tutto carico, quindi non so caricare. Carica veloce, ragazzi, questo qua è il caricatore a molla, ragazzi, carica velocissimo, cioè voi lo mettete, volete caricare, non so, dovete uscire, esempio, c'è un esempio, sono le 4 e mezza, devo uscire alle 5, in mezz'ora ve lo fa full, cioè se è a 1% ve lo fa full, in mezz'ora ve lo carica, almeno da me ci ha messo mezz'ora a caricarlo e veramente non è ancora scarico, cioè, adesso c'è ancora 60% di batteria, quindi non è che l'ho fatto scaricare, però l'ho usato tantissimo, adesso vi faccio vedere davanti cosa ho fatto, davanti, cioè, mi sono fatto camera e vi porto con voi il dispositivo, fighissimo ragazzi. Eccoci qui con il nostro dispositivo davanti. Allora, prima cosa lo dobbiamo accendere. Cioè, o fate con l'orologio, se ce l'avete in polso, basta che muovete, si accende. Io ho messo come logo Stefano, Romano Lukaku. Si vede male, vedi, aspetta, vediamo se si fa vedere meglio. Ecco qua, Romelu Lukaku, potete personalizzarlo tramite ovviamente app, quindi dovete scaricare l'applicazione. Qua i passi che ho fatto oggi, ho fatto 6 km oggi, tutta la sti mi sono fatto quasi, ma non scherzavo. Qui quando dormo, ma non uso mai, la pressione, battiti cardio, ok, vai avanti, poi il tempo che mamma mia non ci credevo, cioè, hanno messo anche il tempo e ha fatto bene. Le notifiche, tenendo per 30 secondi, vi escono le notifiche che ci sono mandati su tramite WhatsApp e altri dispositivi. Poi c'è la misura della pressione, quanto sangue ho, l'ossigeno, la fotocamera che ricordiamo non c'è, quindi è inutile. Anche questo qua è inutile, però fai caso che il telefono c'è lontano con questo qua per cambiare la canzone. Wow. E poi le impostazioni, te ne è premuto, puoi cambiare which face, puoi mettere i conti che passi, togliere o mettere questo qui non l'ho mai capito, il reset, il spegni, l'umidità, e questo è il codice per trovare l'applicazione. Io provo un secondo di nuovo a mettere in modo perché non mi ricordo l'umidità. On, e io metto off. Off. Ok, boh. E niente, ragazzi, questo è il dispositivo. Posso dirlo, per spendere 20 euro ci può stare, bello. Se vi faccio vedere anche, adesso vi faccio vedere anche gli altri. Però gli altri, ragazzi, non si possono modificare gli altri. Quindi questo qua si può modificare, che puoi mettere in immagine. Con l'altro non si quei due non si possono modificare. Adesso ve lo faccio vedere. Allora, cambio. Ok, tieni premuto 2. Ok. Vedi, questo qua è il primo, dove c'è scritto agosto quanto hai fatto. Vedete? Questo è il secondo, che è carino anche, però sai, mettere un potrei mettere qualcosa di più bello. Ovviamente adesso tiro premuto. Vediamo il terzo. Questo è il terzo. Cosa cambia dall'altro? Che vi dice anche la batteria. La batteria. Mi dice la batteria, quant'è la batteria. Vedete che questa sarebbe una delle migliori perché vi dice anche quanto è scarico. Ma se voi usate l'applicazione del telefono, diciamo non è che vi serve tanto, non è che vi serve tanto, però io però mi piace tenere quello, il secondo, il primo, e lo terrò sempre perché ovviamente poi cambierò immagine, non terrò sempre Romelu Lukaku, però è bello. E niente, questo è il video. Questo è il video del smartwatch che ho speso. Speso ben 29,49 euro su Amazon, quindi è su Amazon. Ho avuto, vabbè, io mi sono abbonato a Amazon Prime, quindi tutto comprato su Amazon. È un buon dispositivo, lo userò spesso. Poi questo colore argento mi piace tanto,
E dico la verità, è meglio comprare questo a 40 euro, perché questo costa 40 euro. Poi se voi ve lo seguite, cioè lo mettete nel carrello, ma aspettate che arriva il tac, l'acquisto al lampo, prendetelo, perché è un prodotto meglio delle cinesate che trovate su Wish. Questo è meglio. Lo volevo prendere su Wish, costava molto di meno, aspettami un mese, ma forse non era in questa categoria. Da GX Player al prossimo video. Bella, ciao ciao. Ah, mettete mi piace a questo video, condividete, e se volete informazioni per questo prodotto o altre cose, mi potete cercare sul mio numero telefono che è qui sotto in descrizione, o se no su Telegram o Instagram o Facebook, dove volete voi. Da GX Player al prossimo video. Bella, ciao.